La prima cosa dice, guardate che non è vero, come dicono tutti, che si fa politica per un interesse. Il secondo è dire, noi pensiamo che la scuola sia il punto di ogni partenza e ripartenza. Il terzo punto è quello che ha detto oggi il procuratore Caffiero De Rao, che ha detto il sindaco. Noi possiamo farcela ad una condizione, che voi non abbiate paura, che voi non vi vergognate di essere bravi. Non è detto che ce la facciamo, non è detto che vincerete tutte le partite, anzi, la vostra grandezza, la vostra bravura sarà rialzarvi quando qualche partita la perderete. Ma l'elemento più bello che noi oggi abbiamo di fronte a noi è che voi siete la generazione che già c'è, che, lo dico con le parole del procuratore Caffiero De Rao, distruggerà la camorra. Sarete quelli che con il vostro impegno porterete la legalità ad essere non uno slogan, ma alla quotidianità. Lo ha dimostrato Ciro su questo territorio. Io me lo ricordo il numero delle persone che hanno e vivono il carcere duro, l'ergastolo, che hanno vissuto una stagione di illegalità profonda, e avete visto come, impegnandosi ciascuno per un pezzettino, si possa arrivare a distruggere piano piano, purtroppo per generazioni, a levare il terreno da sotto i piedi alla criminalità organizzata. La dimostrazione del comune di Ercolano, di Ciro, è che si può fare, ma si può fare soltanto se lo facciamo tutti insieme. Se lo fanno naturalmente le forze dell'ordine, io vorrei che andasse il nostro grazie alle forze dell'ordine, a tutte le forze dell'ordine, che battono in prima fila, specie in questo territorio da nessuno. Si può fare, ve l'ha detto il procuratore antimafia, si può fare con l'esempio dei magistrati. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino hanno segnato non soltanto la grande storia di questo paese, ma noi, io avevo 17 anni, avevo la vostra età in quell'estate, in cui prima la bomba distrusse la famiglia Falcone e la scorta Capaci, e poi in via D'Amelio, un'estate caldissima a luglio, la vita di Paolo Borsellino, di una donna e degli uomini che erano con lui nella scorta. Allora era quasi palpabile l'impressione di essere rassegnati. Noi abbiamo 17 anni, io mi sono iscritto a giurisprudenza dopo quelle vicende. Dovevo iscrivermi a scienze politiche, mi iscrissi a giurisprudenza perché mi sembrava impossibile che la mia generazione dovesse sopportare che la mafia uccidesse in quel modo, senza alcun tipo di, neanche di non so come dire, di timore. Eppure, da quella drammatica sconfitta che ha portato al martirio di Falcone e Borsellino, e con tanti problemi, perché Falcone ha vissuto sulla sua pelle tanti problemi, non è una storia romanzata di uno che gli dava tutti ragione, no, gli faceva la guerra anche all'interno del mondo che viveva lui. A Borsellino, pensate, lo Stato non è stato in grado nei primi anni, lo sa bene il procuratore, lo sa bene il sindaco, di dare giustizia. C'è stato un depistaggio persino contro la memoria di Paolo Borsellino, una vergogna totale. Eppure oggi siamo qui a dire che noi ce la possiamo fare. Allora non vergognatevi di essere bravi. Voi avete tutte le condizioni per giocarla. Avete un sindaco che fa un gesto bellissimo, che dice nella scuola ci si può credere, nella politica ci si può credere, non importa che cosa voterete, non è questo il punto. L'importante è che voi non soltanto vi informiate, ma che vi formiate, che siate capaci di capire che la politica non è accontentare Tizio Caio, non è vivere di subalternità psicologica al signorotto di turno. La politica significa provare, mettersi in gioco, magari vi va male, magari vi va bene, non è questo il punto, ma siete delle persone vere. E in questo senso, ho finito, io penso che questa idea delle borse di studio sia l'idea più bella, perché una volta, quando ero a Roma, ero con il capo della Apple, che si chiama Tim Cook. Voi sapete, tutti, molti di voi hanno l'iPhone e sanno che la Apple è la marca, è una delle aziende più importanti al mondo. E lui mi disse, sai, vorrei fare una Apple Academy. E io gli dissi, bene. E allora lui mi disse, potremmo farla a Firenze. Naturalmente io, leggermente di parte, dissi, E però poi decidemmo insieme di non farla a Firenze, ma di farla a Napoli, alla Federico II, per tutta una serie di motivazioni. Lui all'inizio era quasi scettico, diceva, ma a Napoli c'è una storia di uno storytelling, come dicono loro quelli bravi, io forse anche un shock, loro sono bravi e sanno parlare bene inglese.
Lo storytelling è uno storytelling tutto negativo sulla criminalità. Bene, la Apple Academy della Federico II di Napoli oggi è la migliore di tutto il mondo Apple. Perché? Perché i vostri cervelli non temono storytelling. Se voi non vi vergognate di essere bravi, ce la fate. E allora, siccome il sindaco vi ha raccontato una storia, c'era qui il console dell'Ucraina, c'era qui una serie di rappresentanti istituzionali, ve ne racconto anche io una e finisco. Quando nel 2015 una nave fu speronata e era piena di migranti, c'erano circa 700 persone, pensate che i trafficanti di uomini avevano chiuso a chiave i bambini nella stiva. Perché? Perché c'erano tanti bambini che urlavano, che in una traversata avevano la preoccupazione di urlare, di piangere, di qualcuno voleva tornare a casa. Li chiusero a chiave nella stiva i trafficanti di uomini. Quella nave affondò, quelle persone sono tutte morte. Quando siamo andati a raccogliere i cadaveri, perché si va a raccogliere i cadaveri, si dà